Amici di Masca Lucia Doc, bentrovati. Stasera ci troviamo a Sant'Agata degli Battiati e precisamente presso il palazzo del municipio, che tra le altre cose è anche sede del Museo delle Moto d'Epoca. Museo che è nato qualche anno fa, fortemente voluto dal comune di Sant'Agata degli Battiati e dal club, dal motoclub Amici delle Moto d'Epoca. Perché siamo qua? Siamo qua perché il nostro concittadino mascalucioto Carmelo Catania qualche anno fa ha donato ben 28 pezzi d'epoca al comune di Sant'Agata degli Battiati proprio per metterli in esposizione in questo museo. Purtroppo il signor Carmelo Catania ci ha lasciati quest'anno e una bella iniziativa del comune è quella di omaggiarlo intitolandogli questo museo. Quindi stasera siamo qua per assistere a questa cerimonia. Di Raimondo, che è il presidente del club Amici delle Moto d'Epoca. Signor Ignazio, noi ci conosciamo da tanto tempo, è vero? Sì. Io vorrei che raccontasse un po' al nostro pubblico questa storia, questa bellissima storia della creazione di questo museo. Sì, e dobbiamo partire un pochettino indietro negli anni, quindi stiamo parlando del 2007, quando con 14 moto abbiamo creato il primo evento di moto d'epoca a Sant'Agata degli Battiati. Manco conoscevano cos'era le moto storiche a Sant'Agata degli Battiati. Dopodiché nel 2008 diciamo che nasce proprio l'incontro delle moto d'epoca, perché nel 2007 in occasione della festa di San Lorenzo c'erano esposte 14 moto con le telefonate agli amici, mentre che nel 2008 è partito alla grande con circa 50 moto. In questo primo evento storico abbiamo conosciuto il signor Carmelo Catania, che è quello che appunto ha donato 23 moto a questa amministrazione di Sant'Agata dei Battiati. Allora, noi sappiamo che insomma questa donazione c'è un passaggio effettivamente. Certamente. Non... esatto. Chiaro. Il signor Carmelo Catania era amico di Giovanni Costanzo, il vicepresidente, sì, grandissimo appassionato, sì, lui insieme ai suoi ragazzi, insieme ai suoi figli, grandissimo appassionato di mezzi storici, in particolar modo delle moto. Un bel giorno il signor Catania arriva lì, che io ho un negozio, arriva nel negozio e mi dice: Giovanni, io mi sono innamorato del vostro, come suol dire, paese e di voi, con quale amore fate queste piccole dimostrazioni. Io ho detto che avrei piacere di darmi a me personalmente le moto, ma io non ho accettato, perché lui voleva, siccome le moto erano per lui dei bambini, dovevano stare tutte assieme, cercava un qualcuno in cui stavano, non potevano essere smembrate, stessero tutte assieme. Io ho detto: signor Catania, mi ascolti, io purtroppo ho questa passione e i miei figli anche, ma domani non posso prendere questo impegno, possiamo fare una cosa? Chiediamo al comune di Battiati se è possibile fare una cosa così anche pubblica e poterle vedere tante persone e ammirare queste belle cose che ci vuole donare. Allora ne ha fatto un bellissimo gesto. Sembrava prima quando uno dice una barzelletta, però poi a differenza di queste cose si sono, come si vuol dire, concretizzate, e in breve tempo ho messo in contatto sia il nostro presidente che il sindaco, l'ex sindaco, sì, Carmelo Galati, in cui ha preso la palla in balzo e, come suol dire, abbiamo sposato questa situazione, che è una cosa bella, perché neanche Catania ha un museo di moto antiche. Noi nel nostro piccolo abbiamo creato sia questa bella come suol dire, esposizione e questa piccola sede, che nello stesso tempo ci tiene uniti sia per le moto e per altri eventi, come facciamo anche solidarietà. Lo vuoi raccontare l'evento che avete esattamente il giorno 23? So che ci tieni a... Giorno 23 il nostro presidente è più bravo anche a spiegare come si evolverà tutta la situazione. Raccontaci l'evento del giorno 23, so che ci tenete. Io ci tengo tanto a spiegare questa cosa del 23, perché dopo l'undicesima edizione nasce la prima edizione del premio Amicizia. E ci siamo, diciamo che abbiamo invitato un club storico di Catania, che è CT1,
faccio vedere anche la locandina, questo logo qua, che hanno delle moto, delle macchine, scusate, delle macchine importantissime che vanno dagli anni 30 agli anni 70. E quindi non è stato facile avvicinare questo club di Cataria, perché sono delle persone, un'elite del genere. Esatto, esatto. Evidentemente noi siamo diventati nel tempo, grazie anche al signor Carmelo Catania, lo devo dire, perché questo signor Carmelo Catania chi è? Cioè, voglio dire, a Catania è conosciutissimo. Nei suoi 50 anni, 45 anni di storia, di raccogliere moto e pezzi di ferro, ne ha sistemati un centinaio. Qui è una collezione di 23 moto, perché lui ha voluto donare queste 23 moto, che sono una collezione dei 48, cioè cilindrata 48, e sono tutti qua. Ma tra l'altro, diciamolo, che lui cosa ha detto? Cioè, ha specificato una clausola ben precisa, vero Gianni? Che fin quando noi come amici moto d'epoca saremmo i custodi di queste moto, saranno in possesso sia del comune che delle persone che le vengono a visitare. Qualora noi, speriamo mai, la nostra associazione viene, che noi ci vogliamo, non ce la facciamo più, si scioglie. E le moto torneranno agli eredi. Siamo col sindaco di Santa Catalina Battiati, Marco Rubino. Sindaco, una bellissima iniziativa. È una stupenda iniziativa, innanzitutto perché raccoglie delle emozioni. Carmelo Catania nella sua vita ha avuto il piacere, ma soprattutto la passione, di raccogliere, fra virgolette, questo raccogliere le moto, di occuparsi di una passione stupenda che era quella delle moto d'epoca. Le moto d'epoca sono importanti a Battiati perché abbiamo un'associazione, l'associazione Le Moto d'Epoca, che ha dialogato per molti anni con lui, hanno insieme partecipato alla ristrutturazione di moltissime moto, insieme facevano i moto raduni, insieme stavano tanto bene. Erano un gruppo di amici. Diciamo. Mi piace parlare al presente, anche perché Carmelo Catania con me ha espresso nei confronti di questo sindaco parole davvero molto, molto importanti, molto ricche di emozioni. Conseguentemente io ne parlo in maniera positiva anche con i figli, e al funerale mi sono permesso di parlarne al presente. Anche qui ne parlo al presente, perché lui è come se fosse qua tra di noi, anzi, secondo me è qui tra di noi, molte foto lo rappresentano. E Sant'Agata di Battiati gli dà il massimo dell'omaggio. Lui ha dato a Sant'Agata di Battiati queste moto che voi vedete. Sant'Agata di Battiati esprime per il primo e attualmente l'unico museo che ha sul territorio il nome di Carmelo Catania al Museo delle Moto d'Epoca dal 1947 ad oggi. In questi giorni avete coinvolto anche le scuole? In questi giorni abbiamo coinvolto le scuole, ma le dirò di più. Ieri mattina abbiamo parlato con le presidi. In realtà abbiamo istituito un progetto che porta le scuole a conoscere, per mezzo anche della nostra Polizia Municipale e per mezzo degli amici delle moto d'epoca, quei percorsi di legalità, quei percorsi di formazione alla guida, e i ragazzi saranno tanto presenti, e soprattutto saranno presenti qui a capire com'erano le moto un giorno e come sono le moto adesso, ricche di elettronica. Coinvolgendo i bambini si coinvolgono le famiglie, quindi i genitori e quindi tutti i cittadini. E siamo ben contenti. Ecco, io ne sono particolarmente orgoglioso, anche perché l'ho conosciuto in vita, conosco le sue figlie e i suoi nipoti che sono oggi qui presenti, e più tardi apriremo questo museo ufficialmente col nome di Carmelo Catania, con grande orgoglio per la cittadina che accoglie Carmelo Catania tra gli uomini illustri, perché è ovvio che è un uomo illustre che ha donato, per cui ha donato tutta questa bellezza, e penso abbiate già inquadrato. Ma guarda, è un orgoglio anche per noi mastrocesi averlo, perché giustamente siamo venuti qui apposta. Davvero una bellissima iniziativa. Grazie a voi per essere qui a Battiati, il benvenuto, ma soprattutto per interessarvi a qualcosa che un uomo lascia, e quando un uomo riesce a lasciare qualcosa nella storia è qualcosa di importante. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Se
stasera siamo in compagnia anche delle figlie del signor Carmelo Catania. Buonasera. Buonasera. Sono bellissime ragazze. Che ricordo avete di papà? Allora, che ricordo di papà? Noi innanzitutto siamo felicissime perché attraverso queste moto ci rendiamo conto che lui continua ad esistere e quindi sentiamo fortemente la sua presenza. Dobbiamo dire che non abbiamo sposato in passato questa sua passione, non lo seguivamo, però eravamo felici perché lui trascorreva veramente tanto tempo per cercare di ristrutturare, di restaurare al meglio tutte queste moto. Quindi lui era felicissimo ogni sera dopo aver completato. Facciamo parte della famiglia. E quindi noi siamo veramente contenti che questo comune abbia veramente spesso tanto in forza, abbia speso tanto anche in tempo per cercare di tenere vivo questo museo, perché quindi, comunque insomma, hanno bisogno di tanta manutenzione, quindi è veramente lodevole che il sindaco abbia sposato insomma un'iniziativa che purtroppo implica anche tempo, spese, tenere comunque un ambiente proprio che possa infatti contenere tutte queste moto. Siamo felici di questa passione perché comunque la passione rende un uomo vivo, e quindi anche se lui è venuto a mancare prematuramente, però pensiamo che abbia vissuto una vita sì piena di passioni che l'hanno veramente reso felice. Ecco. Grazie mille. Era un uomo che amava fare questo. Qui abbiamo le figlie che giustamente sono commosse, e questo è bello, perché l'emozione che può trasferire papà è come se fosse qui che vi sta accarezzando, e ci sta accarezzando tutti perché, come dicevo poc'anzi, si parla al presente di coloro che hanno voluto lasciare un segno che resti nella storia. Carmelo Catania, lo dice il sindaco, da stasera resta nella storia di Sant'Agata Ribattiati grazie alla sua passione. Adesso tutti e tre la rappresentanza del Consiglio Comunale, che è importante perché è il più alto consesso di Sant'Agata Ribattiati, il nipote e il sindaco, mettete la mano, tiriamo insieme ciò che è mostrato a Carmelo Catania. Grazie per essere qui e grazie per emozionarvi, perché le emozioni danno sensazioni, le sensazioni danno emozioni e si vive bene, il circolo vizioso del bene. Grazie signori.